Amici di HD Blog, benvenuti al nostro gameplay dedicato a Resident Evil 7. E il nuovo capitolo della saga di Capcom, siamo pronti a affrontarlo con PlayStation VR. Ci cacchieremo sotto, adesso vedrete un po' la schermata che si muove perché devo ancora indossarle tutto. Ce la faremo sotto? Probabilmente sì. Bene, perfetto, indosso il caschetto e ci buttiamo direttamente nell'avventura di questo nuovo capitolo di Resident Evil. Ok, partiamo con l'avventura, spero si veda tutto, si senta tutto. Io sono completamente fuori dal mondo, quindi ho dimenticato di mettere le cuffie. Ehi, amore. Beh, ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Oh. Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci, ti amo tanto. Ciao, amore. Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo, stanne lontano. Quindi una moglie che l'ora di rivederci. Ah, quindi vabbè, non sono collegati in rete, quindi non mi interessa. Una moglie che non vede l'ora di vederci, però poi ci dice di starne lontani. Che cosa sta succedendo? Pronto? Ehi, sono Ethan. Ehi, Ethan, tutto bene? Sei sparito l'altra sera. Sì, va tutto bene. Però Mia non è morta, lei è viva, è tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Dalvey, Louisiana. Merda, ma sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei, voglio scoprire qualcosa in più. 3 anni senza avere traccia della moglie, quindi data probabilmente, sicuramente per morta, e riappare così dal nulla. Cosa c'entra mai questa Mia con i Baker, la famiglia che è famosa, diciamo, per negli vari spot che abbiamo visto nella demo di Resident Evil 7. Ah, ok. Io adesso comincerò a girarmi come un cretino, perché ovviamente sono in VR. Voi spero di non causarvi mal di stomaco mentre guarderò in giro. Questo è il posto. Quindi si comincia all'esterno. Ah, ok, ho settato la visuale che gira di 30 gradi praticamente con un tocco con lo stick sinistro, in modo da avere il quantomeno motion sickness. Ecco, questo è brutto da vedere, però vabbè. Intanto ci guardiamo intorno. Ah, ok, con il tasto vediamo la mappa praticamente. Questo è il nostro obiettivo. Ah, sembra, sì, vabbè, ok, fatto come realtà aumentata. Questa è la villa. Allora, se schiaccio, ah, ok, con L3 posso correre. C'è lui, sembra chiuso, ci tocca. Non funziona, fico. Merda. Chiuso ovviamente, però vabbè, vediamo. La mappa ci dà un'altra via alternativa. Non mi aspettavo una location all'aperto, però vabbè, probabilmente durerà solo per introduzione.
Questo qui è un furgone. Simpligon. Giusto per ricordare qualcosa della demo. Ah, probabilmente nella demo. Several Ghettos, proposta di progetto, introduce a casa di fissa. Ah, ok, perfetto. Sì, no, allora questo qui è la troupe della demo che abbiamo, quando mi sono praticamente la versione dimostrativa. La troupe che era armata di camere, eccetera, per fare, diciamo, un servizio che poi sappiamo tutti com'è andata a finire, ma probabilmente lo rivedremo nel gioco. Non è male, dai, la vegetazione sì, non ha. È assolutamente impalpabile, quindi vabbè. Però non mi aspettavo certo di avere chissà quale simulazione o beltà grafica sulle foglie, non si muovono. Quindi, e quello? Quello lì, mi sa. Adesso riusciamo a raggiungerlo, ma dubito. No, niente. Ah, qui non c'è, non posso neanche scendere probabilmente, no, muri invisibili. Vabbè, niente, andiamo avanti. È passato un personaggio, sarà qualcuno della famiglia Baker probabilmente. Se non ho visto male, il suo profilo era lo stesso di quello che abbiamo visto nella demo, però non ne sono ancora certo. Anch'io potevo pure aspettarmela questa cosa, vabbè. Cominciamo! Jump scare per Resident Evil 7. Ci accovacciamo. Però vabbè, non, abbastanza classica come cosa, quindi niente di nuovo. Allora, vediamo un po'. Sì, a livello poi con il VR soprattutto la risoluzione non è al massimo. Quindi non mi aspetto certo chissà quali, però qua ci sono dei corvi morti. Ma che cazzo? Ma sono quelli che ho visto prima. Boh. Vabbè. E intanto ci guardiamo, prima di fare un passo in più, ci guardiamo intorno. Questo qui, è, se sta fumando, vuol dire qualcuno l'ha acceso. Era acceso fino a poco tempo fa. Allora, questa qui è la villa praticamente. Vabbè, ci buttiamo. Devi fare. Non abbiamo infatti molte scelte. Qui però c'è una borsa. Esaminiamo. Patente di guida. Chi è? Sì, no, ma io vorrei vedere. Vabbè. La patente di guida è di Mia, coperta da sostanza nerastra. Quindi vuol dire che Mia è davvero qui. Non si ha modo di. No, qua niente. Vediamo se da qui c'è qualche cosa di importante, ma no, niente. Allora. Ah, un minimo di interazione con l'ambiente c'è però. Anzi, questo qua a giocare tutto il tempo. E la sensazione è strana, nel senso che essendo dentro al gioco è molto molto strano. Cioè, non mi scappa nessun dettaglio. Sto guardando qualsiasi elemento si possa vedere, c'è cioè dietro un chiodo, cioè qualsiasi cosa. Qui però comincio adesso ad avere un po' di paura. Ah, bene, cazzarola. Bene, mi hanno chiuso la porta, non posso più uscire. Niente. Va bene, dobbiamo fare. L'avventura comunque vuol dire che l'avventura va vissuta, quindi dobbiamo entrare. Ah, ok, questo è il corridoio della demo praticamente, uno dei. Quindi magari rifaremo un pezzo della demo. Ah, ok, qui non posso fare niente. Ok, sì, questa è la cucina. Come vedete gli hotspot vengono segnalati da una X, questo che cacchio è? Schifo. Ah, qua non posso aprirlo.
Interagiamo, vediamo un po' cosa troviamo. Mamma che schifo, ma cos'è sto schifo? Ma dai! Schifo. Cazzo! Ah, vabbè. Non è che potevo aspettarmi di meglio. Buono questo corvo. Anch'io mi sto cercando lo schifo, praticamente. Guarda lì. Mamma mia. Vabbè, ok. Intanto non ci facciamo sfuggire neanche i quadri. Questo qui sembrava un fiume. Ok, allora se non ricordo male, nella demo, ma qua non c'era assolutamente niente, ma non vorrei che siano cambiate le cose, quindi non so. Esploriamo. Ah, quella porta qui, probabilmente nella demo, infatti è chiusa, quindi questa qua è quella dove troviamo, da guardare la videocassetta. Però devo cercare la videocassetta. Cose strane, questa è mia. Ok, ah, qui manca il fusibile. Ok, quindi inutile sto qua a diventare pazzo. Videocassetta. È una fotografia con una cella. Sembra che ci sia qualcuno lì, però non saprei dirlo. Beh, come sappiamo, lì c'è la manovella per aprire il passaggio segreto. Questo l'abbiamo visto nella demo, però mi sembra giusto fare le cose in maniera corretta. Allora, cioè, qui la porta non ha nessuna intenzione. Manca solo il pezzo sopra, perché qui non ci sono altri sbocchi. Andiamo su. Ah, probabilmente troveremo qualcosa qui. Ah, ok, punto di salvataggio e la videocassetta. Allora, raccogliamo la videocassetta. Salviamo, già che ci siamo. Non sto giocando a livello manicomio. Di conseguenza non ho il problema, tra virgolette, dei salvataggi contati, scanditi dal numero dei nastri che troviamo in giro. Ok, allora niente, abbiamo trovato la videocassetta e la facciamo partire. Ah, ok, perfetto, quindi questa qui è la... Sì, allora questo qui è proprio la parte della demo dove veniamo a sapere. Boh! Ma dove l'hai trovato? Dacci un taglio, Pete. Ehi, Quindi qui siamo all'esterno lavoro della coi casa. professionisti. A proposito, controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo Mario. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Quello nuovo? Non mi piace. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno. E poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di' il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Air Gators, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Siamo pronti? Cominciamo. Fatti da padre. È chiusa. Dopo di te. Allora perché siamo scesi Chiederei all'inferno? anch'io. Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Direi molto peggio, ragazzo.
Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi, questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La è cambiato nera. Molto l'arredamento, eh? Ma merda! Sapevo di dovermi mettere le altre. Oh, merda. Fantastico. Sono vaccinato. Comunque, è un gran bello sfondo. Andre, che dici? Andre? Vabbè, è sparito. Andre! Andre! Ehi, Clancy, hai visto Andre? Dov'è? Oh, cazzo, non posso crederci. Non lavorerò mai più con lui. Alla fine i produttori vanno e vengono. Ma un buon cameraman come te? Resta vicino. Cos'è stato? Sentito? Andre! Dove cazzo è? E questa è la stanza dove stiamo guardando il filmato, praticamente. Andre, dove sei? Che diavolo? È un cazzo di scherzo. Facciamo così. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo show. Io non avrei sto coraggio, però. Se lo dici tu, tanto è una cassetta, quindi non è che. Possiamo fare il contrario. Vabbè, scendiamo. Prima tu. Riprendimi tipo eroe. Sicuramente. Mentre scendo. Vabbè, allora. Vai tu. Che cosa vedi? Che cos'è? Vabbè, tanto l'abbiamo già visto nella demo, sappiamo già cos'è. Abbastanza classico, bello. Il primo piano è assurdo, però. Non è finita bene per il poverini, eh? Vabbè, c'era da prevederlo. Cristo. Bene, però non abbiamo molte altre possibilità, quindi ci buttiamo, devi fare. Tanto sicuramente non accade la stessa cosa, però almeno spero. La sta marcia. Allora. Dannazione. Questo è. Vabbè, lì dove era morto Andre. Io però devo mettere a posto il visore perché. Ok, adesso va bene. Qui è dove è morto il ragazzo. Però. Ancora. Sangue raffermo.
Ma questo, ma che schifo, dai, ma devo immergermi in sta roba. Mamma mia, vabbè. Un signor. Non so che coraggio ha questo personaggio, io non l'avrei mai fatto. Qui se non succede qualcosa deve succedere qualcosa per forza quando è che. Ma forse no, dai, però. Cazzo, non lo so. Ah, no, perché pensavo. Ah, vaffan. Ma sto schifo. Dai, levati che devo passare. Ma che schifo. Ero convinto che non ci fosse niente, invece. Sembrava aver passato il punto X. E invece niente. E vabbè. Prevedibile, prevedibile, però. Vabbè, effetto. Ah, qui è. Questa qui sembra. Quello che ho visto nella fotografia prima, sembrava una cella. Siringhe. Cacchio, sono finito. Ah, guarda qui. Questa è la fotografia di prima. Ah, è mia, l'ho già trovata. Ah, oh cavolo. Ah, beh, così. C'è intanto un foglio, vediamo cosa c'è. Deceduto, mutato, mutato, deceduto, mutato. Mutato. Mia non è ancora su niente. Sta gente qua. Tanto prendiamo il tronchesi. Mutato. E già cominciamo a capire. Avere qualche piccola notifica, qualche piccola anticipazione della trama. Mutato, quindi si va. Comincio a pensare ai vari Resident Evil, al virus T, ai vari virus. Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan? Stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. Come no? Forse. Qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà. Dobbiamo andarcene adesso. Mi stava venendo in mente una battuta su Silvio, però. Evito. Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ehi, ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni. Sei sicuro di quello che dici? Cosa diavolo sta succedendo? Cosa ci faceva lei lì chiusa in cattiva? Ah, non è male questa inquadratura. Ma che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Ma che schifo, cos'è sta roba? Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Dobbiamo andare di qua. È semplice capire. Mia, sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. La famiglia mi passava. Qui non capisco, è incarcerata, è un prigioniero di qualcuno?
dietro lì. È questa. Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Non c'è più. È sparita. È sparita. Saremo una famiglia. Ora che cosa stai dicendo? Sono sicura che ci sia una. Confusa porta. Come. Non so. Assurdamente confusa questa ragazza. Mia. Dobbiamo uscire da qui. Non muoverti, ok? Io do un'occhiata. Ci sta, la prigionia potrebbe averla fatta leggermente impazzire. Questa è una vecchia. Vabbè. Cose che scopriremo sicuramente con l'avanzata dell'avventura. Che schifo, le bambole non le sopporto. Però non trovo. Che succede? Mia! Ah, cavolo. Qualcuno si è accorto della nostra presenza e quindi mi è stata rapita. Ah, mi invitano pure a entrare. Vabbè, prendiamoci le cose con calma, tanto. Il telefono. Si sa magari. Ovviamente non c'è segnale. Avanziamo così, non è che possiamo fare molto, mappa. Ah, la mappa della casa degli ospiti. Oh, oh. La mappa. Questa è quella parte esterna, noi siamo qui. Vabbè. Sono un po' di piani. Non è piccolina, Vabbè. Per adesso possiamo accedere solo al bagno, che è qua. Soluzione medica. Ah, oh, qualcosa per curarci? Funzione medica. Non è molto rassicurante questa cosa. Che bus? Torniamo di qua. Non ho altre vie. È la via giusta. Infatti mi si è rallentato il personaggio. Che succede? Oh, cazzo. Ho avuto. Stavo guardando in basso, quindi non mi sono spaventato, però. Vabbè. Che succede? Fosse dovuta da qualcosa. È giusto. Sono stata cattiva. Che ti hanno fatto, Mia? Ah, ok, quindi R1, soluzione medica, perfetto. Infatti, come vedete, sulla la parte dello schermo non c'è nessun tipo di menu né niente. Quindi vediamo se sta bene. Ah, ancora. Sei ancora viva? Cazzata mia. Oh, sono cosa qua. Va via! Ah, devo attaccare.
però niente, eh. Provo a schivare. Ah, preso. Non è bella questa cosa, mi incriminarono per uxoricidio probabilmente. Ah, sono al telefono, no? Non c'è la signora. Io vorrei l'accetta però. Non posso prendere l'accetta. Intanto così, prima non andavo. Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico. Adesso vai. Subito. Ah, mi è sparita? Mi non è morta. Un signor. Ah, qua. Ah, ok, capito dove siamo. Perfetto, quindi l'attico devo andare sopra. Ma sopra mancava corrente. Quindi. Ma sta stronza si mette di qua di sicuro. Quindi, se sopra non ho altri sbocchi se non per salvare, conviene usare il tronchesi. Sicuramente sarà qua da qualche parte, ma io cerco di fare in velocità. Nessuno. Ah, è vero, effettivamente. Fusibile. Eccola lì. Qui possiamo fare poco. Allora. Io però. Direi che vado a salvare. Visto che è pasta di qui, allora ci scommette qua. No. Trazione con l'ambiente poca. Vabbè, allora se non è qui, beh, possiamo andare. Ma vai, porca. Ah, tranquilla. No, si è ripresa. Sono io, tranquilla. So che non volevi farmi alcun male. Porca vacca, no, non si è ripresa. Hai esagerato! Cazzo di male! Mamma mia, mi fa male solo al pensiero. Toglilo. Che cacchio di forza ci ha messo? Sarona. Ma si vede. Togli sto coso. No, no, ho perso la mano. E adesso? Cioè, sono senza la mano, che schifo. E mo c'è una crisi, va via. La io brucerò ogni casa! Ma che schifo! La posso pure raccogliere! Sono anche esaminarlo! Ma guarda te, ma che schifo! Vabbè. Ah, se n'è andata. Io a quel punto qui cercherei la fuga.
Finché ha le crisi, meglio approfittarne. Intanto approfittiamo anche noi di per riposarci. Pistola? Funzione medica, pistola. Ok. Almeno un minimo per difendersi. Mira. Ora dove attacchiamo, però. Ok. Senza una mano, però, non me lo aspettavo. Vabbè, la mappa... Attico... Ah, la scala qua. Questo rumore. Aspetta, la sega elettrica, via via, scappa. Alla fine, la morca vacca. Ho finito la... Guarda te che stronzo! Bastardo! Speriamoci per qua. Si è fatta scudo per qua. Sì, poi. Ma porca vacca! Grazie. Porca vacca. Il tasto solo per scattare, quindi puoi al massimo fare così per schivare, ma io voglio la sega elettrica. E adesso? Ah! Ma che cazzo sta succedendo? Ci mancava pure lui. Che macello. Direi che Resident Evil state comincia da qui a questo punto. Forza, non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Questo? Ah, me ne era attaccata una mano. Mi sta caricando, quindi vediamo un po'. Pensate. Che diavolo? Basta sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E voi chi siete? Dov'è Mia?
Mangia. È buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Ehi, Luca! Cavacca! Ma di nuovo! Io non di nuovo! Cioè, certo. Spostati, Margherita! Il ragazzo ha fame. Ma no, grazie. C'è un cioccolato. Che schifo è? Non mangia Jack. Di la cazzo di bocca, mangia lì. Per lui. E vattene via di qui. Figlio di puttana, è incredibile, tu figlio di puttana. Non mangia, non mangia. Come la questa doveva essere una cenata più speciale. Avanti, mangia. Ma che cazzo. Mamma mia. Maledizione. È ancora quel poliziotto. Ma riesci a chiedere aiuto? Schifosi. Maiali. Tornerò presto per te. Tu dormi. Va penso a te. Ma guarda. Più o meno ha liberato. Ok, ci siamo. Autosalvataggio, quindi direi che lo scenario è cambiato. Io direi, mettiamo un attimo in pausa e niente, ci prendiamo una pausa anche noi. Andremo avanti con il secondo episodio di questi gameplay dedicati a Resident Evil 7. Sono un attimo sconvolto da quello che è successo, non me lo aspettavo. E poi intorno a me non so cosa c'è, quindi non so, no? Sto cercando di capire dov'è il microfono per parlare meglio e farmi sentire. Perfetto, niente, ci vedremo sul prossimo capitolo del gameplay di Resident Evil 7 e vi ringraziamo quindi per essere stati con noi. Vi aspettiamo sulle pagine di games.hdblog.it.